Salve, posso? Non so se sa che oggi, 4 novembre 2016, qui a Catanzaro, a Piazza Prefettura, c'è lo sciopero generale delle Poste Italiane. Tutte le sigle hanno aderito. Lo sapeva? No, non lo sapevo. Lo sa la motivazione per la quale c'è questo sciopero? No. Ok, per la privatizzazione e per le condizioni che negli uffici postali, nei centri di recapito e in generale in Poste Italiane si stanno sviluppando con pressioni commerciali, pressioni aziendali. Lei per esempio nota dei cambiamenti nel servizio da utente? Beh sì, molto. Lei è pro o contro privatizzazione? Essendo nel passato la privatizzazione di aziende grosse come ad esempio Alitalia, Telecom, aver portato più che altro degli svantaggi anche e soprattutto per l'utenza. Sì, indubbiamente, però quelli che ne risentono di più sono gli impiegati più che altro. È vero. Secondo me poi... Perfetto. Basta che ci sia il servizio, non lo so. Perfetto. Io sono contrario alla privatizzazione. Ecco, ci dà un'idea di come mai è contrario alla privatizzazione da utente, immagino, e soprattutto da cittadino italiano. Perché come con la privatizzazione praticamente possono fare quello che vogliono loro, così invece ci sono delle regole da rispettare. Perfetto, lei è stato chiarissimo, ha detto in poche parole quello che è poi il pensiero non solo dei sindacati qui uniti oggi, ma anche dei lavoratori di Poste Italiane. Io la ringrazio, le auguro una buona giornata e soprattutto alle 12 ci sarà questo presidio organizzato da tutte le sigle sindacali unite per dire no alla privatizzazione e sì ovviamente al lavoro e al lavoro fatto come si deve. Va bene, spero di esserci anch'io. Grazie mille. Buon lavoro. Buona giornata. Arrivederci. Lei dice che la privatizzazione è una cosa negativa o positiva? Negativa. È negativa perché comunque i servizi verranno comunque a essere ridotti più di quello che sono. Lei adesso è uscita dall'ufficio postale, cosa ha trovato? Una folla da morire che vengo da lontano a pagarmi con un ginocchio rotto e trovo che me ne devo andare perché non posso stare dal dolore. Lei dove abita? Non c'è più un ufficio postale? Casa. No, non c'è. Lo hanno chiuso? C'è, ma è lontano, non è piano casa. A piano casa siamo come morti. Ho capito, quindi lei vorrebbe magari che ci fossero servizi per le persone, non solo anziane? Il medico né a funicolare funziona. Niente, non c'è niente, dobbiamo salire sempre a Catanzaro ed è un paesetto piano casa, un rione di tutti gli anziani, certo, che non stiamo bene, eppure non si dedica nessuno a vedere questi posti. E guardi signora, lanciamolo questo messaggio di venire a piano caso comunque in tutti i comuni dove ci sono persone anziane che hanno problemi di mobilità e cercare di portare più servizi possibili, perché comunque l'Italia come sappiamo è una nazione con fortunatamente che la popolazione aumenta e aumenta anche il tenore di vita e aumenta anche quindi la speranza di vita, quindi è giusto che anche le Poste Italiane e anche altri servizi. Lancia, 2 anni fa abbiamo chiamato Rai 3, è venuto. Sì. Abbiamo detto tutto, le stesse cose, c'è stato pure il prete della parrocchia che ha parlato, non si è visto nulla. Signora, speriamo comunque che cambi qualcosa. Vediamo che facciamo. Ma chi lo sa, signora, io comunque sono speranzoso che le cose possano cambiare in meglio. Io le auguro comunque una buona giornata e un buon proseguimento. Grazie pure a voi, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Signora, posso una domanda? Ma comunque è riuscito a fare quello che doveva fare l'ufficio postale? Come, no. Perché sa che c'è uno sciopero. Ah, c'è sciopero? Sì, è uno sciopero generale. Oggi ho fatto tutte le sigle sindacali contro la privatizzazione di Poste Italiane. Beh, speriamo allora bene, perché è meglio non privatizzare a questo punto. Ecco. Meglio lasciarlo così. Okay. Sì, meglio. Grazie. Salve. Favorevole o contraria alla privatizzazione? No, contraria. Contraria. Alla privatizzazione? Come no? Ci hanno privato di tutto. Pure la posta adesso devono fare privata, no? Perfetto, signora, io le auguro una buona giornata e un buon proseguimento. Anche a lei, arrivederci, buona giornata. Guardi, allo stato attuale Poste Italiane, per quanto la utilizzo io, non funziona tanto bene. Non funziona tanto bene, prima per i costi eccessivi delle operazioni, perché è assurdo pagare una raccomandata con un foglietto 5,70 euro quando con la posta certificata è gratis, quindi dovrebbero darsi una regolata in questo senso. Lei quindi consiglierebbe comunque di dedicarsi di più all'online, essendo la posta certificata un servizio?
cose. Perfetto, io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato. Le auguro una buona giornata e spero che risolva il problema. Ok, la saluto, grazie. Buona giornata. Diane, cosa ne pensa della privatizzazione? Perché non è già privata la Posta? No, ancora no, una parte è stata privatizzata, però diciamo la quota di maggioranza è ancora dello Stato italiano. Avendo visto diciamo i precedenti di aziende italiane che sono state privatizzate, come ad esempio Telecom, Finmeccanica, ma anche Alitalia, cosa pensa del futuro delle Poste italiane, dei dipendenti di Poste italiane e quindi anche dell'utenza? Beh, devo dire che le altre aziende che sono state privatizzate in questi anni... cioè i risultati non è che siano stati tanto positivi, era meglio prima quando erano statali, sì. Perfetto, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Altrettanto. Buona giornata. Per esempio si dice che Poste Italiane possa essere vendute in parte anche alla Cina o a diciamo... Ah, arrivederci, è meglio di no. È meglio di no. No, per l'amor del cielo, ormai l'Italia è diventata la seconda Cina. Va bene. Buona giornata. Anche a voi, grazie. Grazie, buona giornata. Cosa ne pensa della privatizzazione? Ora proprio uno schifo, al 100%, minimo. È proprio così. Non si può lavorare in queste condizioni. E lo sta dicendo da collega, da diciamo persone che lavora in Poste Italiane. Giustamente, giustamente. Che vengono loro i capi a lavorare in queste condizioni. Anche perché la Posta si accumula i carichi di lavoro, di più, aumenta sempre di più, si accumula sempre di più. E ogni giorno è proprio uno schifo, non si può andare avanti in queste condizioni. Tra l'altro si lamenta anche l'utenza dei... Sì, che non giustamente ogni giorno le persone vengono a reclamare, ogni giorno è proprio una lotta dura, è proprio una lotta. Quindi privatizzare significherebbe peggiorare il servizio? E peggiorare proprio al massimo. Perché il personale è diminuito del 50%, minimo. Quelli che lavorano, cioè. Con quelli che imboscati si aumentano. Siamo sempre alle solite, è sempre, forse non si può dire, quella frase che è sempre in cuore. Diciamo che sì, che alla fine il lavoro lo fanno sempre i soliti, quindi di conseguenza ci sta invece chi non lavora. Comunque... I manager guadagnano quei stipendi proprio di una miseria, come si suol dire. Quelli guadagnano proprio una miseria, invece l'operaio guadagna sempre di più. C'è una sproporzione tra il lavoro e il reddito. Non c'è proporzione proprio. Quindi tutti in piazza a dire no alla privatizzazione, tutti i colleghi, dai portalettere ai colleghi del CMP, ai colleghi del mercato. Mercato privati, anche i quadri, i dirigenti, tutti qui oggi a Piazza Prefettura per dire no alla privatizzazione e quindi no al peggioramento delle condizioni lavorative e soprattutto anche per l'utenza che poi è l'utente finale. Quindi... Sì, sì, ma pure per noi stessi ne paghiamo pure nuove conseguenze, perché giustamente noi il giorno arriviamo a casa e arriviamo proprio KO, ma ogni giorno è così, non è che è un giorno alla settimana, ogni giorno è così. Perfetto. Ok, buona manifestazione. Oltretanto, arrivederci. Ciao. Signora, salve, buongiorno. Lo sa che c'è uno sciopero generale proprio oggi qui a Catanzaro delle Poste contro la privatizzazione organizzato dai sindacati? Sono proprio una collega e io aderisco allo sciopero. Perfetto. E lo vogliamo dire da collega perché è necessario essere qui oggi contro la privatizzazione? Quali sono le condizioni, insomma, di lavoro? Sono tante condizioni perché non ci fanno lavorare bene. Siamo un pochino tutti stressati. E quindi sì a questo sciopero al 100%. Perfetto, io la ringrazio, buona giornata. Arrivederla.